il Notaresco sbanca in Riviera delle Palme vincendo nei minuti finali per 2-0, successo che potrebbe valere la permanenza in categoria per i taurini, KO sanguinoso per i marchigiani che potrebbero dire addio alla lotta per il vertice. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Dopo soli 5 minuti di gioco, Tegola in casa Samb. L'ex Campobasso Bontà deve subito abbandonare la contesa per un infortunio muscolare. Al suo posto entra Paolini. Al 15esimo rischia la frittata la retroguardia abruzzese, ma i padroni di casa non sfruttano la disattenzione. La gara è bloccata con l'11 di Alessandrini che prova a scardinare la difesa ospite e il Notaresco bravo ad agire in ripartenza. L'unico tiro nello specchio della prima frazione porta la firma di Scipioni con Coco, che con un pizzico di frenesia in due tempi fa suo il pallone. Con le immagini di Francesco Ricucci entriamo nella ripresa con la Samba che sembra iniziare con il piglio giusto, ma il Notaresco ad avere la prima palla gol del match. Bonfiglio fa tutto da solo, trovando solo il corner e peccando di altruismo, facendo infuriare i suoi tifosi. Il canovaccio tattico della prima frazione sembra però continuare anche nella seconda, con nessuna delle due compagini che riesce ad avere il guizzo vincente in una partita fortemente bloccata. La prima conclusione della Samba nello specchio arriva solo al 64esimo. Tomassini, entrato da poco, si invola verso la porta, ma l'ex Pineto non crea problemi a Curtosi. I marchigiani, tutti a trazione anteriore, sentendo del pari del Campobasso, cercano disperatamente il vantaggio. Ancora Tomassini ci prova con un tacco. Bravo Curtosi a opporsi. Sul proseguo dell'azione Martiniello trova un eroico Formiconi a salvare sulla linea. A due dal termine ancora più clamorosa la palla gol fallita dagli adriatici. Su palla sanguinosa persa a centrocampo. Ancora Tomassini lavora alla perfezione il pallone per Martiniello, che fa strozzare il boato dei 4.865 del Riviera delle Palme. Come sempre la dura legge del gol colpisce ancora letteralmente sul ribaltamento di fronte. Belloni sgomita in area, sul pallone vagante arriva il classe 2005 Marrancone, che a porta sguarnita non può proprio sbagliare. Nel secondo dei 6 minuti di recupero è Belloni a chiudere definitivamente la partita, raddoppiando per i suoi e consegnando i 3 punti che potrebbero significare la permanenza in categoria dell'11 di mister Alessandro Bruno. KO sanguinoso per i marchigiani che potrebbero dire addio alla lotta per il vertice. Io credo che a questo punto i punti bastano per la salvezza. Forse molto probabilmente la matematica ancora non lo dice, però bastano pochi punti. Però adesso è pura utopia parlare di salvezza, in quanto comunque la classifica in questo momento dice altro e mancano 7 incontri da qui alla fine. Quindi adesso gli obiettivi cambieranno e quindi adesso abbiamo alzato l'asticella, con questa vittoria abbiamo alzato l'asticella e quindi dobbiamo essere bravi adesso a lottare e combattere, perché comunque adesso gli obiettivi cambieranno indubbiamente. Sì, questa è una squadra giovane, quindi si deve divertire, proviamo sempre a giocare, a volte ci riusciamo di più, a volte di meno, ma questo fa parte del gioco, perché i ragazzi sono giovani e tante volte commettono degli errori ingenui, però siamo contenti perché la partita che è stata fatta quest'oggi è stata molto più che positiva e quindi sono contento della crescita sia tecnico-tattica dei ragazzi che sulla tenuta mentale. Ma sì, in quelle circostanze abbiamo commesso degli errori, la San Benedettese non è riuscita a sfruttare queste occasioni, noi da queste situazioni negative reagiamo sempre in maniera positiva e poi abbiamo avuto la forza e il coraggio di andare a fare gol. Il calcio è questo, quindi siamo contenti della prestazione e soprattutto del risultato. Che ci dispiace, che non erano queste le nostre intenzioni oggi, siamo molto delusi, rammaricati, non c'è tanto da dire, ci dispiace. Sì, indipendentemente dal risultato del Campobasso, noi dovevamo pensare alla partita in sé per sé noi, e le cose non sono andate come volevamo e questa è la prima delusione nostra. A parte il Campobasso che ha pareggiato, mi sembra, non sono stato neanche a guardare. Le cose non cambiano, abbiamo sempre 5 punti e possiamo ancora recuperare, però abbiamo subito una bella batosta, non molliamo, non molleremo, però siamo veramente rammaricati. Sì, siamo stati sfortunati sotto porta, abbiamo preso una traversa su quella ripartenza, fallo laterale, abbiamo preso gol, dovevamo stare in vantaggio noi, ci siamo ritrovati sotto di 1-0, è un risultato bugiardo e questo ci fa ancora più male. Sì, sicuramente noi non molliamo, non siamo qui
per essere delle vittime dei carnefici, non siamo qui per piangerci addosso, ci risolleviamo, martedì c'è da lavorare in virtù della partita di domenica.